Buongiorno, mi chiamo Davide Lavezzini. Allora, io sono stato molto gentilmente invitato per rispondere un pochino a quelle che sono le mie esperienze in campo imprenditoriale. Allora, ecco, faccio un'anticipazione. Io sono da circa 30 anni che sono nel mondo dell'imprenditoria e la cosa così interessante è che in questi 30 anni, dal 1983 ad oggi, ecco, io ho fondato 3 società operanti sempre nello stesso settore. Io mi occupo innanzitutto di produrre macchine per il confezionamento alimentare, dei prodotti alimentari. Ecco, la prima società, costituita all'inizio degli anni 80, si arriva inizialmente come prima scelta il mercato nazionale, quindi l'Italia era per noi il mercato più importante da aggredire. Una volta però strutturata la nostra rete distributiva sul mercato nazionale, ci siamo subito spostati ai mercati europei, il mercato francese, il mercato tedesco, il mercato spagnolo, e a quel momento, già a metà degli anni 80, è stato necessario interpellare persone con competenze linguistiche specifiche in base ai paesi in cui eravamo interessati a poter penetrare. Nella seconda società costituita a metà degli anni 90 lo scenario era cambiato, cioè l'Italia era passata un pochino in secondo piano e si guardava già all'Europa in maniera preponderante, e abbiamo preso in considerazione l'Est Europa, quanto iniziava così la fase di ascesa di questi paesi. Quindi lì le selezioni del personale che abbiamo fatto a livello di export sono tutte state mirate su persone con competenze linguistiche, ovviamente della lingua inglese, e poi in determinati casi, quando c'è stata la possibilità, anche di lingue specifiche, però insomma questa è una cosa un pochino più difficoltosa, perché l'inglese diciamo comunque è il passa, così lascia passare per il mondo, consideriamolo. La terza società invece, che è emersa nel 2010, ha guardato come obiettivo i paesi emergenti, quali il Brasile, quali la Cina, quali l'India, quindi l'Italia è rimasta proprio all'ultimo posto. Con questo, cioè, non voglio dire che la nostra società abbia abbandonato il mercato domestico, però cioè, in questo trentennio abbiamo proprio visto che strutturare una nuova azienda e cercare di strutturare un nuovo mercato con nuove reti distributive, tendenzialmente ecco, si sente più a fare questo indirizzandoci verso i mercati esteri e non più verso il mercato nazionale, al di là del periodo particolare che ci sta coinvolgendo adesso. Ecco. Quindi quando noi in azienda, per dire, riceviamo, non so, del curriculum da parte di ragazzi che si presentano, l'aspetto linguistico è una delle cose principali che consideriamo, perché cioè, una volta, per dire, ecco, la consapevolezza, diciamo, ecco, la padronanza della lingua inglese in un'azienda era magari relegata dalle figure manageriali o a figure magari di super tecnici specializzati. Oggi invece ecco, la conoscenza della lingua inglese chiaramente deve essere un qualche cosa di abbastanza uniformato nell'azienda. Porto un esempio molto pratico. Noi abbiamo nel nostro organico delle persone che sono degli export manager che operano in quasi tutti i paesi del mondo. Ovviamente c'è la persona, no, l'inglese di base per tutti. Poi abbiamo una persona che opera nei mercati ispanici, dove chiaramente al di là dell'inglese deve avere una buona conoscenza della lingua spagnola, anche perché con l'inglese si lavora dappertutto, però è chiaro che per poter penetrare a livello di mercato un paese straniero, potendosi confrontare così nella stessa lingua del paese, chiaramente questo agevola notevolmente. Abbiamo le persone che ci fanno i paesi francofoni, quindi ecco, conoscenza approfondita della lingua francese. Adesso tendenzialmente si stava valutando una persona con la competenza della lingua russa, perché è un mercato in fase di espansione notevole, chiaramente è molto diverso da noi come cultura, quindi il fatto di poter così
vantare di collaborazione, no? Con una competenza elevata di un tipo, di una lingua così particolare, ecco, fa sì che la nostra azienda possa ovviamente allargare il proprio bacino di utenza e consolidare sensibilmente le proprie basi in quei paesi in cui siamo interessati a entrare. Ecco, oggi, per dire, anche un ragazzo che entra in azienda e che svolge, per dire, la mansione di tecnico assemblatore delle nostre apparecchiature, se nel proprio curriculum ha una conoscenza buona della lingua inglese, sicuramente questo sarà un titolo preferenziale per l'ingresso nell'azienda rispetto a chi non possiede questa conoscenza. Perché, porto un esempio pratico, abbiamo un distributore in Australia che lamenta una problematica con la nostra apparecchiatura. Normalmente qual è l'inter? Il distributore manda una mail, un telefono, si mette in contatto via Skype con il nostro ufficio commerciale. La persona che si occupa di export normalmente non è così erudita sotto il punto di vista tecnico. Allora deve ascoltare la problematica, poi confrontarsi con la persona in produzione, la quale darà tutte le soluzioni per il disbrigo della problematica. Questo comporta sicuramente un ritardo nella risposta al cliente, quindi un disservizio tra virgolette, perché oggi nelle aziende è molto importante offrire e dare le risposte nell'immediatezza. Avessimo la persona tecnicamente preparata con conoscenza linguistica, potremmo mettere in contatto direttamente il nostro cliente con la persona e nell'arco di qualche tempo riuscire a dare una risposta e risolvere sul nascere la problematica. Questo sarebbe un grosso valore aggiunto che potremmo offrire alla nostra clientela. Poi vediamo ovviamente apparecchiature meccaniche, di conseguenza apparecchiature soggette a problematiche di carattere tecnico, quindi per noi è vero, c'è la fase di vendita, ma la fase del post vendita è altrettanto importante, quindi dobbiamo garantire ai clienti una costante operatività dei nostri prodotti. Ecco, questo è il discorso. Per poi è chiaro che la lingua inglese oggi diventa fondamentale per tante cose, anche che così svolgiamo nel quotidiano, per dire, non so, ecco, gestendo le apparecchiature informatiche con cui oggi siamo a disposizione, l'inglese è il partner soltanto per prenotare un volo aereo, per fare una vacanza, anche una vacanza così di piacere, la lingua inglese diventa imperativo, cioè senza una conoscenza linguistica veramente si è proprio relegati fra quattro mura. Questa è una cosa molto importante, diciamo, di quelli che possono essere gli sbocchi nel mondo del lavoro. Ecco, con una statistica che, per dire, nell'Unione Europea ci sono oltre 1 milione di piccole aziende che sono proiettate sull'export, e le aziende piccoline che cercano di esportare i propri prodotti sono chiaramente una fonte potenziale di copertura e di potenziali posti di lavoro per tanti giovani, quindi è una considerazione importante da effettuare. Insomma, quello che io posso dire è che le mie società oggi, se non avessero supporto di personale qualificato sotto il punto di vista linguistico, ecco, farebbero veramente tanta fatica e non potrebbero sopravvivere lavorando, collegandosi ad un mercato Italia che oggi effettivamente è diventato molto molto critico sotto il punto di vista. Non avrebbe espansione, di conseguenza l'azienda non potrebbe consolidare le proprie basi, non potrebbe crescere, non potrebbe offrire sbocchi e nuovi posti di lavoro per le persone. Quindi il consiglio che io posso dare, è chiaramente per approfondire al meglio durante il percorso scolastico, così approfondimento di una o più lingue, è quello di poter soggiornare nel limite delle proprie possibilità all'estero, anche per determinati periodi, magari lavorando anche all'estero, ma proprio per cercare di vivere e apprendere così questo valore aggiunto che è oggi di fondamentale importanza. Direi che per un giovane che si presenta al mondo del lavoro oggi un pacchetto linguistico, almeno di una lingua, che insomma,
dovrebbe essere l'inglese di base, perché ovviamente è un po' più forte del mondo. Secondo me oggi insomma è la prima cosa che dovremmo aiutare. Adesso io vi passo a Silvia. Silvia è una mia collaboratrice, è laureata in marketing e comunicazione, è con lui da 6 anni. E, ecco, vi spiegherò un pochino il suo percorso nella nostra società e poi anche una sua scelta effettuata pochi mesi fa, ma abbastanza singolare, molto in controtendenza con il periodo in cui stiamo vivendo. Ragazzi, buongiorno. Intanto, allora, prometto che il mio intervento qui non sarà una lezione, sarà più che altro una testimonianza. Uno, perché non sono tanto più vecchia di voi, e due, perché in questa sede ho preferito parlarvi di quella che è la mia esperienza personale. Io ho fatto una scuola secondaria, quella è la vostra, cioè una ragioneria, quella che si chiamava totalmente ragioneria. Dopodiché, alla fine del percorso di studi, che francamente non avevo scelto, nel senso che i miei genitori avevano un po' forzato questa scelta dicendomi le famose parole, ma se poi non hai più voglia di studiare, con ragioneria da qualche parte un lavoro lo trovi, no? Perché al tempo la ragioneria era proprio forse la scuola che dava più certezze dopo il diploma. Allora sono rientrata a casa dopo il quinto anno di ragioneria dicendo: bene, io ho deciso quale università voglio fare comunicazione e marketing. Non vi dico le facce dei miei genitori, nei quali dopo una sorella che aveva intrapreso la carriera di avvocato, arrivo io e dico: voglio fare comunicazione e marketing a Reggio Emilia. Il periodo universitario è stato sicuramente per me uno dei periodi migliori, nel senso che mi ha veramente aperto un po' il mondo che c'era dietro a quella porta, no? Nel senso che ho cominciato a capire l'importanza di un mondo globalizzato e di quante opportunità poteva offrire una diversa ottica. All'università c'era un esame di inglese e come tutti gli universitari ho detto: ok, no problem, superiamo l'esame di inglese, portiamo a casa questo 18 e andiamo avanti. È stato così in effetti, nel senso che l'esame di inglese l'ho passato, dopo 3 tentativi ma l'ho passato, e ho detto: ok, io il ragazzo l'ho pagato, proseguiamo, perché era appunto un'università che mi piaceva veramente tanto. Finita l'università, sono entrata nel mondo del lavoro. Ho iniziato in questa società lavorando come Commercial Italia. Commercial Italia vuol dire che hai il rapporto con i rivenditori del mercato italiano. In questa posizione chiaramente non era così determinante la lingua inglese, perché il mio rapporto era con i rivenditori italiani. Il giro di boa, come si dice, nella quale io mi sono accorta effettivamente che la lingua inglese era fondamentale, è stata la prima fiera internazionale. La nostra azienda partecipa a molte fiere, tra cui una importantissima a Milano, dove arrivano tutti i nostri clienti di tutto il mondo, perché è la fiera di riferimento. Io lì, ragazzi, mi sono trovata a dover parlare, anche per intrattenere il cliente di una mia collega nel momento in cui la mia collega era impegnata a dover parlare inglese, perché questi sapevano giustamente solo l'inglese. Al che mi sono accorta che qualche problema forse ce l'avevo, e che anche se avevo passato l'esame con 18, probabilmente non era risolto il mio problema, era stato sì risolto al momento, ma si era anche presentato il mio diagnostica. Lì ho dovuto fare una scelta, nel senso che mi sono detta: accidenti, l'inglese ad oggi ho capito che è fondamentale, perché io non riuscivo a parlare con queste persone, cioè ti accicavo qualche parola, però è chiaro, non si può parlare per mezz'ora se non si sa la lingua. Allora mi sono detta: ok, partiamo e iniziamo a studiare inglese. È stato molto difficile perché
in primo luogo non sono estremamente portata per le lingue e in secondo luogo perché imparare in una fase successiva alla scuola è ancora più difficile perché ti devi ritagliare il tempo, devi spendere molti soldi perché le lezioni private sono carissime, ahimè, e poi non hai la mente ben predisposta, nel senso ti trovi sempre a dover correre e a dover raggiungere un risultato che magari altri, alla tua età, avevano già raggiunto da tempo. Allora ho iniziato con le lezioni private alla sera e poi mi rendevo conto che sì, ero migliorata, però non ero migliorata più tanto, parlavo qualche parola in più, ma non riuscivo ad avere un dialogo. Perciò la mattina mi sono presentata nell'ufficio del mio titolare e ho detto, signora Lezzini, ho una cosa da chiederle. Allora lui pensava che io parlassi di una cosa di ordinaria e ho posto lui dicendo, sono arrivata e ho detto, ok, io ho bisogno di un'aspettativa di almeno 2 mesi. Lui mi guarda e normalmente quando si chiede un'aspettativa c'è qualche motivo magari serio. Allora lui mi dice, ma posso chiedere perché? Io dico, sì, voglio andare a imparare l'inglese. Bene, sono partita 15 luglio, 15 settembre, sono andata in Irlanda ad imparare l'inglese. Ho fatto la scelta dell'Irlanda perché non volevo trovare, andando nel periodo estivo, non volevo trovare troppi italiani a Londra, perché volevo proprio imparare l'inglese. È stata un'esperienza meravigliosa, non tanto perché, non solo per l'aspetto linguistico, ma anche perché vivere un'esperienza così a 26 anni, forse la vivi con una consapevolezza diversa, questo non vuol dire che ho studiato e basta, e che no, mi sono presa anche i miei momenti, però si vive la situazione con una consapevolezza diversa. Questo, ad oggi il mio livello di inglese non è ottimo, sto ancora prendendo lezioni di inglese e probabilmente le dovrò prendere ancora per un po', però a un certo punto ho avuto la consapevolezza che per me, in prima persona, non era giusto che per colpa di uno strumento, che quale poteva essere la lingua, io non potessi realizzarmi nel mio ambiente lavorativo, perché non era giusto che io non riuscissi a parlare con un cliente, non perché non avessi le capacità, le competenze per parlare delle nostre macchine sul tuo, ma perché non conoscevo lo strumento con cui parlo. L'ultimo step, quello che è la mia carriera lavorativa, è stato, come diceva signora Lezzini, abbastanza in controtendenza. Perché dopo 5 anni di attività in azienda, da dipendente, perciò io il famoso posto fisso ce l'avevo, avevo un lavoro a tempo indeterminato e nulla, sto imparando l'inglese, perciò insomma tutto andava abbastanza liscio. Però mi sono accorta che mi stavo un po' stretta questa situazione. Allora, in virtù di questa nuova azienda che è cresciuta all'interno della famiglia Lavezzini, mi sono ripresentata alla porta del signor Lavezzini dicendo, ok, cosa ne dice se io mi licenzio e apro una partita IVA e gestisco il nuovo brand? Ad oggi non so dirvi quale sarà il risultato, perché la mia scelta è avvenuta, cioè la mia vita lavorativa è cambiata il 1° di ottobre, perciò sono ancora in work in progress, come si dice in inglese. Però è qualcosa che io ho potuto fare ad oggi per tante consapevolezze, però anche per una consapevolezza per il quale se io adesso mi dovessi trovare ad andare in una fiera all'estero o parlare, come è successo ieri sera per una serata con un cliente estero, qualcosa la mia la riesco a dire. Come vi dicevo prima, la mia non è una lezione ma una testimonianza. Quello che io volevo farvi passare oggi è il concetto che l'inglese è uno strumento e non permettete che la non conoscenza di uno strumento vi chiuda delle porte dal punto di vista lavorativo. Solo questo. Grazie.